Amici di Mondo Futsal, buon pomeriggio da Aprilia per la sfida della sesta giornata del campionato di Serie D girone A United Aprilia contro Dilettanti Falask. 4 le vittorie dell'Aprilia, una sconfitta. Si parte. Si appoggia Gallieti. Gallieti cerca lo spazio per la conclusione, va con il destro violento in porta. Parte il contropiede del Falask con Petriani, con il destro la risposta di Ambrosini. Sempre United Aprilia con la conclusione tentata da Pompili, pallone che termina sul fondo. Attenzione a Pignatello, si gira con il destro e arriva il vantaggio da parte dello United Aprilia con Pignatello, il gol dell'1-0. Sono al posto di Torbiani, poi il piazzato e c'è il pareggio da parte delle Falasche con Meschini. Si riparte, era che si infiamma subito, Pignatello con il destro, la gran parata. Attentissimo il numero 5, le finte, passa, attenzione, l'occasione per le Falasche con Petriani che va con il destro a sparare fuori. Chiamato time out l'Aprilia. Petriani, numero con la suola, va con il destro e arriva il gol del 2-1. Leggera deviazione di Galafate, arriva il vantaggio delle Falasche. Gestisce il pallone in linee orizzontali, ora verticalizza Di Giorgio, spalla alla porta, trova la conclusione di Gallieti, il palo. Ancora il numero 7, allarga sempre per il capitano. Di Giorgio spalla alla porta, va con il sinistro, trova solo l'esterno della porta, fa ripartire l'azione dell'Aprilia velocemente con Di Giorgio, appoggia Galafate, va con il destro Mangini, poi la conclusione vincente da parte di Di Giorgio ed è 2-2 il pareggio in favore delle Falasche con Petriani che va alla conclusione della traversa colpita da Meschini. Allarga a sinistra Pignatello, riconquista un buon pallone solo davanti a Mangini, lo supera Pignatello, lo scavetto e mette fuori. Si infila in mezzo a tre, in vicolo cieco, 3 contro 1 per l'Aprilia che parte con Gallieti, pallone messo al centro e arriva il gol di Pignatello che porta avanti l'Aprilia. Porta avanti Moroder con il numero 7, trova dall'altra parte Meschini che riesce a passare Meschini e c'è il pareggio delle Falasche. Porta palla, poi attenzione all'errore di Gallieti per De Principis, solo davanti al portiere De Principis, l'errore, poi il numero 9 ancora, ma Gallieti dice di no. Pallone per Di Giorgio, spalla alla porta, c'è il fallo. Orlando Di Giorgio contro Mangili, parte Di Giorgio, spacca la porta, è 4-3. Servito Di Giorgio, poi la conclusione ancora Di Giorgio con il sinistro, non riesce, l'1-2 sotto porta, attenzione a Comito con il destro, spara fuori. Moroder va a proteggere il pallone, la sfida finisce qui, vince lo United Aprilia 4-3. Contro le Falasche, gara vibrante, ma alla fine sono i padroni di casa a festeggiare. Davvero tutto da Davide Mancini, grazie agli amici di Mondo Futsal.